noi dobbiamo ragionare sempre, dobbiamo sempre sognare in grande, vero Maria Teresa? Non vedo Raffaello Conte artefice di tanti sviluppi in questi ultimi mesi di questo territorio, ci sarà, sarà qualche parte, ma noi dobbiamo continuare a sognare in grande come in tanti stiamo sognando in grande. Allora, quando qui, da qui a breve, ci sarà il Parco Avventura Sorvolandia, che andrà ancora di più ad arricchire questo territorio e per la realizzazione del quale l'amministrazione, come sta facendo in questi ultimi mesi, continuerà a fare il possibile, l'impossibile e più dell'impossibile per farlo aprire al più presto, dobbiamo dare la possibilità non solo alla Lamezia Terme, al grande comprensorio lametino, ma alla regione, e dicevamo l'altro giorno anche da fuori regione, perché questa terra c'ha la particolarità, la fortuna, il grande pregio, il grande merito che in un'ora si arriva anche da fuori regione. Quindi andiamo avanti e tutti insieme aiutiamo le eroiche 10 associazioni che con un contributo assolutamente irrisorio e minimale da parte dell'amministrazione comunale da oggi iniziano una avventura vera, un'avventura coraggiosa, ma è solo il coraggio che riesce a far sì che si riescano a realizzare i miracoli, e sono convinto che da oggi Lamezia Terme, che diventa una città più grande, più bella, più accogliente, possa ancora portare avanti questo suo progetto insieme, e lo dico sempre, insieme tutti, senza distinzione che possa essere di appartenenza politica o altro, insieme lavoriamo per questa grande città, e passi quali quelli di oggi dimostrano che Lamezia sta per conquistare ciò che le spetta di diritto, e Lamezia sta per diventare quella città stupenda che è stata creata da Dio e che gli uomini hanno cercato di rovinare, ma non ci riusciranno. Grazie a tutti voi, viviamo questo parco, aiutiamo queste associazioni. Io penso che gli alberi qua intorno per la prima volta vedono centinaia di persone, che è una gran bella cosa. Adesso io ci ho vicini che niente, noi abbiamo preso questa, in effetti con l'altra amministrazione, questo dobbiamo dirlo, ma penso che un comune senso del pudore vuole far capire a tutti che è un posto meraviglioso questo, e lo dobbiamo allargare, lo dobbiamo fare ancora meglio. L'idea mia era questa, un po' forse rivoluzionaria, di allargarci nella pineta di Feroleto, di arrivare a Serra Stretta e di creare un parco più grande, pedemontano come dico io. Ci sono dei posti meravigliosi, ci sono delle torrenti, gurne cosiddette, che noi siamo affezionati alle gurne, tutti i calabresi, tutti i nicastresi, siamo affezionati alle gurne, no? Quindi alla gurne Caronte, alla gurne di Calia, famosissime. Quindi noi qua ripristineremo queste cose. Con un budget piccolissimo per adesso, però se riusciamo a fare in modo di mettere il meccanismo bello, reale, che è quello della vita all'aperto, della fauna, della flora, ma soprattutto dell'entusiasmo, riusciremo a fare cose bellissime. Quindi lasciamo intanto ai giovani, perché voglio dire, noi abbiamo ormai fatto dei percorsi, ma mi sembra che questi giovanotti che fanno parte delle associazioni, cioè noi abbiamo una ragazza che segue i lupi, cioè voglio dire, Milena, loro due seguono i lupi, io non mi, cioè voglio dire, è una cosa abbastanza, e dobbiamo stare attenti a tutto quello che andiamo a fare in questo parco. Noi volevamo mettere i cigni nel laghetto che sopra, ci hanno detto assolutamente state attenti che se si mangiano con uno scarabuccio sono guai, quindi cerchiamo di stare attenti a flora, fauna, che è, insomma, una... non si muove foglia che Milena non voglia. Quindi è tutto, è un processo e uno scopo. Lo faremo assieme a voi, insomma, cercheremo di fare cose buone per bambini, per adulti, per anziani. Se voi girate il parco adesso, guardate qua, guardate quanti posti ci sono che possono essere consoni alla mente di ognuno di voi. Dagli anziani agli bambini, mo c'era qualcuno che mi diceva ma gli scout, ma i ragazzini, questo è tutto da inventare. Quindi niente, faremo solo cose buone. Grazie a tutti. Siamo in compagnia della signora Maria Teresa Costanzo, una delle organizzatrici di questa giornata, che ha dato le possibilità di realizzare questo splendido parco.
Allora, io sono la rappresentante dell'Accademia Arti Marziali Lamezia, che è una delle 10 associazioni riunite in associazione temporanea di scopo, alla quale è stata affidata dall'amministrazione Speranza, con una delibera di maggio 2015, la gestione e la manutenzione della pineta. Devo dire che abbiamo dovuto lavorare parecchio per rimettere in una situazione di vivibilità e di pulizia e di igiene l'interno della pineta, nonché del giardino botanico, e da qui in avanti speriamo di poterlo sempre rendere più fruibile e più vivibile da parte dell'intera collettività, che sino ad oggi purtroppo non ha potuto goderne nel migliore dei modi. Volevo ringraziare in particolar modo il sindaco Mascaro, che ha dato la sua massima disponibilità a sostenere questo progetto, nonostante appunto non fosse partito dalla sua amministrazione, ma lui si è detto assolutamente disponibile a sostenerlo, a mantenerlo, e si è detto disposto a darci qualsiasi supporto di qualsiasi natura noi dovessimo avere bisogno. So che questo è un piccolo passo per un progetto poi ancora più grande. Da quel che ho potuto sentire anche prima, ci sono tanti progetti per far rivivere tutta questa zona di Lamezia Terme e Feroleto, e soprattutto di vivere le domeniche come queste all'insegna della natura, giusto? Sì, allora, appunto, come aveva accennato Raffaello Conte, il titolare della cooperativa Malgrado Tutto, che è la capofila dell'associazione temporanea di scopo, lui avrebbe in mente di allargare questo progetto anche alla parte della pineta di Feroleto sino a Serra Stretta, appunto per rendere più grande questo polmone verde di cui la città di Lamezia fruisce e gode da tanti anni per naturalmente. In più, all'interno del parco Dossi Comuni, l'associazione Accademia Arti Marziali realizzerà a breve, dovrebbe essere aperto in aprile, il parco Avventura Sorvolandia, che è stato finanziato da un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici. I lavori sono in corso e speriamo appunto di poter aggiungere quest'altro tassello, che sicuramente servirà a rendere ancora più bello e ancora più meraviglioso questo parco. Ho il piacere e l'onore oggi di passeggiare con il nostro sindaco, che è venuto oggi ad inaugurare questo splendido parco Dossi Comuni e a battezzare quello che è un progetto che in realtà era partito già nell'anno precedente, quindi prima della sua candidatura a sindaco e della sua effettiva poi nomina. Vabbè, sì, sicuramente, è chiaro che questo è un progetto che parte da lontano, ma il Comune Lamezia Terme è un unicum, si cambia quella che è la persona fisica del sindaco, ma bisogna ereditare ciò che di negativo c'è stato e ciò di positivo c'è stato. Io dico semplicemente che oggi è la città di Lamezia Terme che acquisisce un ulteriore grande vantaggio, perché riesce a rendere fruibile un'area quale questa, 60 ettari stupendi, proprio nei quali non solo la comunità lametina, ma l'intera comunità regionale e interregionale può venire qua e veramente rinascere e godere proprio delle bellezze di questo territorio. Qui sono orgoglioso, quale sindaco di Lamezia Terme, di avere da oggi una città che è ancora più bella, ancora più attrattiva, ancora più abilitata a far sì che da tutte le parti si possa venire ad ammirare la bellezza di questa terra. È ancora più verde soprattutto, perché siamo circondati da smog e da cittadini che sono costretti anche la domenica a rifugiarsi nei centri commerciali, perché spesso e volentieri non c'è un posto dedicato al divertimento per tutta la famiglia. Questo invece è il paradiso per questa realizzazione, quindi per queste domeniche, per questi giorni feriali, per la celebrazione quindi proprio della famiglia. Ma concordo pienamente, tant'è che al di là di questa eccellenza assoluta che oggi abbiamo inaugurato,
come amministrazione, anche ove non è di nostra diretta pertinenza, stiamo cercando di sollecitare la creazione degli spazi verdi. Io ho detto pubblicamente, finalmente la provincia ha appaltato la realizzazione del Parco Saputano, ove l'amministrazione Mascaro è ovvio che non ha nulla a che vedere, però io riconosco alla nostra determinazione il merito in due mesi di aver almeno 7-8 volte sollecitato la provincia proprio per velocizzare gli ultimissimi passaggi e poter avere un'area fruibile. Questa è la sinergia tra le istituzioni, al di là dei colori politici ai quali io non guardo con particolare attenzione, che possono far sì che la mensa sia quella che ha detto lei. È ovvio, noi dobbiamo pensare ad una città che abbia da un lato eccellenze assolute, qual è questo, l'ho detto chiaramente, il posto più bello è la Calabria, quindi è ovvio che un parco quale questo è un unicum, però la città deve essere dotata di tanti altri spazi verdi anche per consentire a famiglie che non hanno la possibilità comunque di recarsi qui di poter avere vicino come quartiere anche un luogo dove andare con i bambini, dove creare un'alternativa a quelle che sono altre situazioni che pur col progresso esistono, quali possono essere i centri commerciali, ma non debbono diventare solo un naturale unico luogo dove recarsi. Bisogna avere sempre le alternative, quando si hanno le alternative poi saranno i cittadini a decidere se preferire un pomeriggio andare al centro commerciale e vedere un film o comunque avere questa alternativa stupenda di venire in questi parchi e di socializzare, perché la funzione del parco è anche la socializzazione. Certo. Questo deve essere un luogo di cultura proprio socializzante, deve essere un luogo nel quale tante comunità possano anche incontrarsi e possano interscambiarsi quelle che sono le loro esperienze. E la mia passeggiata continua con uno dei padri di questa giornata e di questo parco. Mi diceva prima che ci sono dei posti particolarmente belli, quali sono? Ma intanto dove sono questi alberi che sono sicuramente che hanno attecchito in maniera eccezionale, perché ce ne sono molti altri, su 1000 alberi probabilmente non tutti sono consoni, no? Quindi dove sono questi alberi che sono lecci, querce, quel pino che è particolare? C'è ombra, c'è uno stato, sembra quasi una foresta, non di qua, una foresta americana, una foresta di quelle belle, insomma, no? E poi ancora sotto ce ne sono ancora più grandi e sono, potrebbero essere consoni per campeggi, io li vedo sempre in questa veste qua, perché ho fatto lo scout, no? E quindi mi piace sempre la foresta, diciamo, ecco. Un vero e proprio appassionato. Quante persone hanno collaborato con lei? Ma ci sono 10 associazioni che fanno parte di quest'ATI, che è un'associazione temporanea, voglio dire, per gestire questo parco. E in effetti lo gestiamo con molto poco, perché con 10.000 euro all'anno noi dobbiamo gestire quasi 80 ettari, di cui 8 e mezzo sono di parco e il resto sono pineta. Pineta che comprende, voglio dire, migliaia di alberi con percorsi, con sentieri da pulire, il laghetto e quello che verrà poi, che sarà pure un parco avventura, ma tutto quello che verrà sistemato in questo luogo sarà sempre sotto la nostra gestione, diciamo, manutentiva, ecco. E poi quello che vorremmo creare questo discorso, diciamo, di guardiania fatta con delle regole. Per esempio, noi vorremmo girare il parco non con mezzi meccanici, ma con cavalli, a piedi, ecco, questo vorremmo fare. Intanto ci dormono alcuni ragazzi, quindi c'è un presidio fisso e poi resterà aperto. Una sorveglianza, quindi. Se non nelle ore notturne, insomma, no? Per il resto sarà totalmente libero di essere goduto dalla maggior parte della gente che fino adesso. Dobbiamo recuperare questi 20 anni che è stato totalmente chiuso. Che può darsi che sia stato un merito averlo tenuto così, però poi alla fine, insomma, se non c'è una goduria, un godere da parte dei cittadini, a cosa serve? Certo, lasciato così a se stesso non è un bene per nessuno. Non è un bene per nessuno. Io penso che qua si potrebbero anche mettere, per esempio, c'è già una fauna sicuramente autoctona, quindi metteremo anche delle trappole fotografiche per vedere gli abitanti del luogo quali sono, perché per esempio c'è le volpi ci sono, c'è il tasso, sicuramente qualche cinghiale passa comunque, ghiandaia, hanno visto lo scoiattolo dalla parte di sopra, però vorremmo capire bene che cosa c'è. Poi chiaramente magari per i bambini fare una fattoria itinerante, posto fisso qua e poi portarlo davanti alle scuole o viceversa portare le scuole qua è una gran cosa, insomma. Quindi
è tutto, come dicevo prima, un processo e uno scopo, cioè fare delle cose ma farne ancora altre. Quindi secondo me si potrebbe anche allargare, coinvolgendo il comune di Serra Stretta, di Ferroleto, e fare dei percorsi anche che siano di avvicinamento alla Faggeta, che è un posto meraviglioso, grandissima Faggeta, e poi magari anche il Reventino. Insomma, tu sai che negli anni 20 il Reventino non aveva un solo albero, e c'è stato un certo Monti preposto dall'allora plenipotenziario del ventennio, insomma, che rimboscò tutto il Reventino con milioni di alberi. Quindi il Reventino era totalmente brullo, va bene? E adesso c'è dei problemi seri, perché se tu vai sotto il Reventino in località Baronessa, gli alberi sono tutti mangiati dalla processionaria, quindi ci sono degli interventi da fare. Però immagina un po' un parco grande che coinvolga queste città, la Mezia, queste cittadine, e come potrebbe essere una cosa carina e bella, insomma. Ha qualche aneddoto da raccontarmi su questo parco, su qualche particolarità di questo parco, su qualche elemento? Aneddoti no, ma ci sono 3 ettari di terreno che sono stati presi abusivamente da qualcuno, dove noi potevamo insediare i parcheggi, insomma, no? E quindi sarà una battaglia da fare, perché qua mancano totalmente i parcheggi, se non sulla strada. E quindi dobbiamo andare a vedere questi 3 ettari che sono stati sottratti al parco. Intanto chi gliel'ha dati a questi personaggi, se sono stati presi abusivamente, se si può contattare il fatto di riprenderceli, no? Perché un problema serio è questo dei parcheggi. Aneddoti, cosa vuoi che ti dica? La cosa più bella è che noi abbiamo qua i ragazzi che sono anche del centro, e sono tutti persone che quando sono avvicinate alle palme le conoscevano tutte, e li abbiamo tantati, come si dice qua alla Mesia, a provare questi datteri grossi, rossi, che erano bellissimi, insomma, no? Noi non abbiamo avuto il coraggio di mangiarli, loro se li mangiavano, questi sono nostri, e se li sono mangiati sono bellissimi, quindi loro conoscono datteri, palme, questo, insomma. Sono curiosa un po' da un punto di vista storico, di conoscere appunto qualcosina di questo parco, qualcosa in più. Questo qua era inizialmente, intanto rimboschimento, quindi pineta, ma in maniera particolare questo era un vivaio che doveva servire a selezionare piante, a vedere quali erano quelle più consone, non solo piante autoctone, perché qua ce ne sono di tantissimo tipo, ma riuscire ad avere proprio letteralmente un parco. Qui inizialmente c'erano anche vivai da dove partivano le piantine per portarle in altri posti, e c'era la propensione a capire quali sono quelli che attacchivano qua, no? Ti faccio un esempio banale: io ho a Trigna la comunità per ragazzi tossicodipendenti, e là ci sono grossi allevatori siciliani che addirittura piantarono il caffè, la pianta del caffè, che però non ebbe successo, insomma, no? Ma anche molti frutti che adesso sono per esempio, i primi kiwi li hanno piantati là. Le prime fragole sono nate lì, nella piana di Curinga. Quindi a livello sperimentale poi si sono... La stessa cosa è stata fatta qua, nel senso, però più sulla silvicoltura, quindi alberi che erano poi da poter sistemare in giardini, in altri posti, in altre... E quindi era un campione continuo di un monitoraggio di piante, di tutto quello che poteva servire alla selva calabrese, insomma, ecco questa cosa qua.